Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power sugli acquisti naturali del mese. Ovviamente, come sempre, giù nell'info box troverete i link dei canali, appunto, delle varie persone che partecipano a questa collaborazione. Io saluto Giulia, Gian Giuseppe, Rossella, Giulio e Daniela e inizio. Molto probabilmente farò delle varie clip perché voglio mettere a posto queste cose, quindi intanto ve le mostro, ma oggi è il 17 di febbraio, quindi magari se acquisto qualcos'altro aggiungerò una clip a questa. Allora, parto con l'unico prodotto per adesso di beauty che ho preso ed è questa crema da 30 ml per il corpo di Valea al profumo di biscotti alla vaniglia. È una crema ideale per viso, labbra e corpo. Non è Balea, lo sapete, non è un marchio naturale, non è un marchio biologico, ma molto spesso fa dei prodotti con dei buon inci, e questo è il caso perché questa crema ha un inci ben fatto, ha un buonissimo inci. Inoltre è una crema vegana, pagata tipo 99 centesimi, un euro. Ci sono varie profumazioni, c'era gelsomino e menta, ce n'era un altro, mi sembra il frutto della passione, io ho voluto prendere questo qua. Per quanto riguarda la casa, ho acquistato, sto utilizzando e sono penso a più della metà, l'ammorbidente concentrato eucalipto e fresia di Chantecler Vert. Sono 70 lavaggi, ipoallergenico, testato ai metalli, attivi di origine 100% vegetale e l'eco ricarica con il 72% di plastica in meno. I prodotti di questa linea Chantecler Vert mi piacciono tantissimo, mi è piaciuto tantissimo il detersivo per i panni. L'ammorbidente non è la prima volta che lo acquisto, anche qua molto liquido, assomiglia a quello di Winnis. Anche il prezzo più o meno siamo lì, buono, un buon prodotto. La profumazione non è... Io l'eucalipto ce lo sento poco, nel senso è una buona profumazione di pulito gradevole, ma non mi ricorda l'eucalipto e rimane molto 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 delicata sui vestiti, quindi buono. Poi, siccome questo stava finendo, sono andata al DM per prendere un altro ammorbidente. Volevo riacquistare nuovamente questo, ma ho visto che c'era l'ammorbidente Winnis scontato tipo 1,20 euro, e quindi ho ripreso il mio solito ammorbidente Winnis e l'itropio muschio bianco. E niente, ve ne ho parlato in tutte le salse, comunque penso che conosciate questi ammorbidenti, a me piacciono molto. Poi ho acquistato, sempre per quanto riguarda la lavatrice, questo qua che non avevo mai provato ed è del detersivo per la lavatrice certificato Ecolabel con olio essenziale di lavanda, 30 lavaggi, del marchio Green Emotion, anche qua 65% di plastica in meno, testato nichel, cromo, cobalto, piombo, senza fosfati e ipoallergenico. Lo proverò, non ho mai provato nulla di questo marchio, non so com'è, ne ho sentito parlare bene e quindi ho voluto prendere questo, non costava tanto, quindi l'ho acquistato. Poi ho riacquistato una conferma, straconferma, che è il multiuso della Winnis. Sapete che io spolvero tutta la casa, tutte le superfici con questo e basta. Uso lo sgrassatore solo per il forno e il disinfettante Napisan per la lettiera del gatto. Poi per il resto utilizzo sempre questo perché non mi dà fastidio, non ha una profumazione forte, non dà fastidio neanche al gatto e comunque pulisce bene, quindi lo utilizzo per tutte le superfici. Poi ho preso, ne avevo già acquistato uno che vi ho mostrato nel video dello scorso mese degli acquisti naturali, mi è piaciuto, l'ho quasi finito e ne ho acquistate due confezioni. Sto parlando del sapone per i piatti Dank Meat, che è il marchio interno al DM della linea Nature, certificato Ecolabel, e niente, ho voluto prendere questo. Mi piace, è buono, sgrassa bene le stoviglie, non ha una profumazione invadente, non secca le mani, buono, costa 99 centesimi. C'è anche la versione cocco e tiare. Una profumazione buonissima, ma non è naturale e sinceramente
Preferisco optare per qualcosa di naturale, tanto la profumazione per lavare dei piatti non serve, è una cosa in più inutile secondo me, quindi ho voluto riprendere questo. Ho guardato se c'era magari una taglia più grande o un'eco ricarica, ma non c'era. Nel mio DM, il reparto per la casa è veramente piccolo, 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 ha pochissime cose e non hanno ricariche o saponi grandi per i piatti, quindi niente, ho preso questi due. Poi ho qualcosa anche di cibo. Allora, intanto le uova. Le uova di Verso Natura Conad Bio. Mi piacciono queste confezioni perché sono confezioni da due e io riesco a terminarle senza farle scadere. Quindi, perfette. Sapete che sono quelle che compro spesso. Poi, sempre di Verso Natura Conad, le gallette di mais biologiche, anche qua non è la prima volta che le acquisto, sono gallette di mais, niente di che, non sono né più buone o meno buone rispetto ad altre marche, comunque sono biologiche, certificate, sono buone, costano poco, quindi si può fare. Poi, altra cosa che ho acquistato svariate volte è la zuppa toscana 100% vegetale, vegana, sempre della linea Verso Natura Conad. Sono due porzioni, è buona. È buona e più che altro ci metto pochissimo per prepararla perché basta metterla nel microonde. Io facendo le scuole serali torno a casa tardissimo perché tra che entro, do da mangiare al gatto, una cosa o un'altra, sono le 11 di sera, non è che ho voglia proprio, a parte che non mi riesce, però non è che ho voglia di cucinare, quindi ecco, una cosa del genere mi aiuta a mangiare in velocità, comunque buona, saporita, gli ingredienti sono buoni e quindi ci siamo, penso di riacquistare, ci sono vari gusti, non c'è solamente la zuppa toscana. E poi ho preso, non mi ricordo dove, forse al Penny, questi triangolini di mais Oilà del marchio Britti. Sono biologici, senza glutine, vegani, organic, bla bla bla. Sono certificati biologici e vegani. Sono questi qua, sono buoni, hanno un buon sapore, sono belli salaticci, mi sono piaciuti, non mi ricordo dove li ho acquistati, comunque buoni, se li dovessi trovare nuovamente penso di riacquistarli. Allora, eccoci al secondo segmento che sarà anche l'ultimo di questo video. Vedrete uno sfondo diverso, delle luci non luci, perché qua non ci sono. Ma andrà così per un po', perché mi sono trasferita dai miei nel frattempo che cerco casa, quindi insomma cose così. Mi vedrete da qui in avanti in questa casa. Allora, volevo aggiungere tre cose. Allora, la prima cosa è questa che in realtà si è presa mia mamma, non io, ed è il detergente viso solido della PH Bio, che ha una profumazione veramente buonissima. Io questa linea l'avevo vista da Lidl, ma non l'avevo presa perché costava troppo per dei prodotti di PH Bio, ecco, perché mi sembra costino sulle 4 euro. Mia mamma ha voluto provarlo perché per via della mascherina lei ha una pelle molto sensibile e allergica, voleva qualcosa di delicato, di diverso da provare, ha preso questo. E ha detto che ci si sta trovando bene. Io ancora non l'ho provato, ma lo proverò e la profumazione veramente è strepitosa. Poi, ultime due cose. Allora, la prima è l'anticalcare della Winnis, che mamma in realtà utilizza anche per pulire il bagno. Comunque, questo non è la prima che prende lei, per me sì. E poi il Pril tutto in uno gel per lavastoviglie, però questo qua è quello con l'80% di ingredienti di origine naturale, 0% coloranti, fosfati e profumo. 38 lavaggi, non so quanto effettivamente sia più naturale, si spera di sì. Pril è il mio marchio preferito per quanto riguarda la lavastoviglie. Non avevo mai visto questo qua naturale, mamma l'ha notato e l'ha preso. Quindi questi sono stati gli acquisti del mese. Video un pochino in ritardo, mi scuso, ma con il trasloco, la scuola e tutto, ho avuto pochissimo tempo. Io saluto comunque tutti i miei compagni del gruppo Piccoli Canali Power. Ringrazio voi per aver visto il video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!